RT Record in Abruzzo, che ora rischia seriamente di tornare in zona gialla. La nostra regione tra le candidate a subire nuove restrizioni, insieme a Sardegna, Sicilia, Veneto, Campania e Lazio. L'indice di contagiosità in Abruzzo è il più alto di tutta Italia, attestandosi a 1,21. Lunedì o martedì, quando si riunirà la cabina di regia ministeriale, si decideranno eventuali cambi di colore. Il ministro Speranza sembra intenzionato ad accogliere la richiesta dei governatori di cambiare i parametri. A pesare non sarà tanto l'incidenza del virus, quanto piuttosto la pressione ospedaliera. In Abruzzo la situazione negli ospedali è ampiamente sotto controllo, come ha detto ieri sera il presidente Marsilio a margine dell'unità di crisi regionale. Nei piccoli numeri l'RVT è assolutamente, non ha veramente quasi alcun valore. Per paradosso, un posto in cui magari per 10 settimane si ammala una sola persona, se un giorno se ne ammalano due, l'RVT pari a 2. Quindi questo, diciamo, non significa assolutamente niente. Il dato vero che dobbiamo sottolineare e continuare a dire è che noi abbiamo l'1% di occupazione posti letto in terapia intensiva e il 2% in area medica, quindi siamo praticamente ai minimi termini da quel punto di vista, e il problema del Covid è sempre stato questo. Dobbiamo modulare le eventuali azioni di restrizione sul tema dell'impatto sugli ospedali. In Abruzzo 16 contagi ogni 100.000 abitanti, ben al di sotto quindi della soglia di 50 oltre la quale scatta la zona gialla. Inoltre prosegue la campagna vaccinale, sono circa 100.000, ha detto il governatore, le somministrazioni ogni giorno. La circolazione del virus in Abruzzo è veramente molto, molto limitata. La vaccinazione continua ad andare avanti spedita, l'Abruzzo continua ad essere tra le prime regioni in Italia nella campagna vaccinale, sopra la media nazionale. A preoccupare è soprattutto l'avanzata della variante Delta, che ora in Abruzzo è responsabile di 2 contagi su 3. È anche vero però che qui si è efficienti nell'individuare la sequenza del virus, grazie ai laboratori dell'Università d'Annunzio e all'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il timore comunque è che la curva dei contagi torni a salire rapidamente. Tra qualche giorno i numeri ci diranno se i festeggiamenti per la storica vittoria della nazionale di calcio agli europei hanno avuto o no un impatto sulla diffusione del Covid. Rispetto alla scorsa settimana abbiamo fatto esattamente lo stesso numero di contagi, quindi non c'è nessuna crescita verticale. Naturalmente non possiamo escludere che magari anche a causa degli europei, dei grandi, diciamo, festeggiamenti e assembramenti che si sono creati nei prossimi giorni ci possano essere ulteriori fiammate.